Guarda, sono venuta per assicurarti che su di me hai investito bene. Guarda, ho pianificato tutto. Si sa, c'è la crisi, ma io ho già pianificato tutto. Adesso che tu mi hai dato una seconda possibilità, non ho nessuna intenzione di perdere tempo. Primo, ho deciso che devo portare a termine tutti i progetti che per tedio, stanchezza e paranoia ho abbandonato. Oddio, anche un po' per pigrizia. E allora, primo, ho deciso che mi devo diplomare. Perché non esiste proprio che mi è stata data una seconda possibilità e che io lasciuppi così. Non esiste per niente, già? Avevo cominciato con l'istituto per geometri, non è vero? E allora, se sono ancora viva, quanto mi vuole bene il cielo, devo finire quello che avevo cominciato. E allora, primo mi vado a riscrivere a scuola. Non si è mai detto che me ne vada il creatore senza finire quello che ho cominciato. E allora, primo compro tutti i libri, prendo appuntamento con i professori e poi faccio tutti gli esami. Mi diplomo e la prima cosa che faccio dopo il diploma è un bellissimo concorso pubblico al comune come istruttore tecnico. Uno stipendiuccio per Benino, come si dice a me. Già mi sto lavorando quel dell'ufficio. Vedrai che sarò io la vincitrice, se ce l'ho voluto così. E allora sicuro un motivo c'è senz'altro. E io ho tutta l'intenzione di non farmi sfuggire questa occasione. E la prima cosa che mi compro con il primo stipendio, sai cos'è? Cos'è? Un biglietto aereo per Rio de Janeiro. Ah, ecco. Ecco cosa, scusa. Ecco, vedi, non mi spiegavo infatti. Cosa non ti spiegavi? Beh, vedi, l'ho sbirciato nell'ultima pagina del tuo libro. Proprio non riuscivo a spiegarvi come faceva una disoccupata senza diploma e senza posizione, senza un euro in tasca, ad annegare sulla spiaggia di Copacabana. Ora vi spiego.